Ma la mia previsione è sui grandi numeri. Io la posso fare su tanti fotoni. Se io prendo un fotone solo, cosa posso dire del fotone singolo? Dove va a finire? Non lo so. Posso prevederlo? No. Ed ecco qui un altro punto in cui con la meccanica quantistica cambia l'idea di scienza. Perché cambia l'idea di scienza? Perché fino all'Ottocento il tipo di previsioni che, almeno in linea di principio, la fisica mi permetteva di fare erano previsioni deterministiche. Cioè, almeno in linea di principio, io potevo prevedere con una certezza, diciamo, arbitraria, in linea di principio evidentemente, un fenomeno di meccanico oppure ondulatorio. Qui la descrivibilità è messa seriamente in discussione, l'abbiamo visto. La prevedibilità, la stessa prevedibilità viene modificata perché in linea di principio è impossibile poter prevedere con certezza un risultato relativamente a un singolo fenomeno, a un singolo caso. Posso fare solo previsioni probabilistiche. Ma supponiamo che il fotone sia molto furbo, cioè si accorga subito se c'è o non c'è il beam splitter. Se non c'è il beam splitter, lui si comporta da particella, no? E sceglie di andare lungo uno dei due percorsi. Se c'è il beam splitter, lui se ne accorge, dice oh no, allora a questo punto io prendo tutte e due le strade. Allora Wheeler dice, facciamo un esperimento in cui il beam splitter glielo mettiamo in un secondo momento. Così il fotone quando arriva dice non c'è il beam splitter, mi devo comportare da particella, prendo il percorso A. Poi zac, gli metto il beam splitter quando lui è già dentro, già scelto il percorso A e non può più comportarsi da onda. E quindi non dovrei avere l'interferenza. Capite? Ecco. Wheeler, quando ha fatto questa ipotesi qui, negli anni 70 mi pare, ancora questi esperimenti non si potevano fare. Bene, sappiate che l'hanno fatto. E ha ragione la meccanica quantistica, come sempre. Ha ragione la meccanica quantistica, come sempre. E quindi non è vero che se non c'è il beam splitter, il fotone sceglie una delle due strade. Capite? Perché se io metto il beam splitter in un secondo momento, l'interferenza continua a esserci. Quindi questo che cosa significa? Significa che anche in questo esperimento qui, in qualche modo il fotone prende tutte e due le strade, anche questo esperimento qui. E quindi questa ricostruzione storica che ci piacerebbe, che giustamente Anna ha fatto, non funziona, contraddice l'esperimento. Il fotone si comporta secondo la meccanica quantistica, solo che siccome la meccanica quantistica non è intuitiva, ci manca il modello, a noi ci mette ogni volta in crisi. Ecco, questa è la situazione. Perché noi vorremmo ardentemente avere un modello che ci spiega la realtà e la meccanica quantistica, niente, ce l'impedisce.